Sol sol amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai. Oggi torniamo dalla famiglia Montreschi per vedere come si stanno evolvendo le cose in questa sfida dell'eredità. Allora, avevamo lasciato Arianna incinta, novelli sposi, freschi freschi, e adesso io sono andata avanti solamente di un giorno e mezza, quindi semplicemente l'ho fatta impegnare molto nel lavoro a lei. Infatti ha ottenuto una promozione e anche lui è stato promosso a personal trainer. Ho scelto il campo del culturista e non dell'atleta, visto che era la sua aspirazione. E invece lei, anche lei ha avuto una promozione, sì, promozione, la promozione ed è stata promossa infermiera diplomata. Quindi direi che possiamo essere felici. Abbiamo 6.382 simoleon, quindi insomma il nostro piccolo bebè avrà sicuramente una cameretta anche scrausa, però insomma con 6.300 simoleon dovrei riuscire a farla bene la cameretta, no? Voi che dite? Allora, vediamo, andiamo da loro. Arianna sta ancora dormendo, è incinta, è stanca, ha un pancione enorme, ragazzi. Tra l'altro le manca, è già il terzo trimestre, non sappiamo quando partorirà. Invece lui ha fame, ha bisogno di divertimento. Hunter sta abbaiando, non so bene a chi o a cosa, però vabbè, qui abbiamo anche una padella sporca, che sarebbe il caso che tu mi ripulissi. Vabbè, mangia intanto, l'avanzi, non l'hai mai. Ripulisci, le poi mangiati le uova e il toast. Poi, se lui non andasse a lavorare, e lei nemmeno, lui va a lavorare, lei pure, lei entra alle 7, tra un'ora, quindi sveglia. Ah, si era già svegliata, allora sì, al volo prende gli avanzi, perché poi là è un casino mangiare. Lui mi va a lavorare alle 7 anche lui, perfetto, perché lui mi sta rendendo conto che non gli ho mai fatto coltivare le amicizie, anzi non so neanche che amicizia a parte questo Brent. Ah, beh, Khaled, che non so chi sia, anziano, carriera sconosciuta, è una conoscenza. Brent uguale, però sappiamo i tratti, amante dei cani, romantico e buffo. È quello che abbiamo accoppiato con Kira. E c'è lei che, vabbè, è anima gemella e coniuge. Mentre lei comunque ha già più amicizie sicuramente con Kira. Cioè, in realtà ne ha una sola in più. Non è che ne ha molte di più. Vorrei fare un po' d'amicizia anche con lei, quindi magari inviamolo un SMS felice nel mentre che facciamo colazione. Ingrandiamo un po' la nostra cerchia di amicizie, anche se è vero, con l'arrivo del bebè non sarà facilissimo. Allora, anche oggi vorrei seguire lei al lavoro, magari taglierò questo pezzo, ora vedo un attimo. Cosa stai facendo? No, ma mangia! Anzi, ora sono. Vai, mi ha mandato un SMS, sono felice. Voi due potreste fare conversazione, ma chiedi di andare a fare pipì? Ci sta andando? Pare di sì. Stravagante, completa 100 capricci fra tutti i Sims. Ottimo. Ok, andiamo. Eccoci qua. Bisogna andare in bagno. Vabbè, questo è fattibile. Facciamolo subito. Usa. Poi dobbiamo prelevare un campione, eseguire una scansione del corpo, eseguire dei test per trovare la diagnosi. A lui gliel'avevo già trovata in realtà. La minaccia tripla era. Cioè, o meglio, l'avevo trovata. Pensavo fosse questo. Quindi facciamo intanto la diagnosi. E vediamo se. Perché mi sembra che eventualmente andrebbe operato. Quindi. Cura il paziente. Indirizza al trattamento chirurgico. Oddio, è la prima operazione che fa. Quindi sono curiosa veramente di vedere come andrà. Dai, indirizzalo. Non mi far perdere tempo, Ariannina bella, ti scongiuro già. No, vabbè, stiamo qui un'ora e mezza a guardare il niente. No, basta, mi avete scocciato, cioè io non sto perdendo tempo. Tantissimo, prelevo un campione. Oh, Arianna, sveglia. Proleviamo un campione da lui intanto e poi riproviamo a mandarlo al trattamento chirurgico. Che se per colpa tua. Vabbè, questo sta qui. Che
Impostiamolo e basta. Mi ha stufato, mi ha veramente stufato. E io sto perdendo un sacco di tempo. No, ho iniziato il travaglio. Non ci posso credere. Proprio adesso? No, ragazzi, dai, non è possibile. Proprio adesso. Ma io lei posso farla partorire? No. Però stiamo portando lui. Certo, operare uno mentre si è in travaglio è proprio una stacano vista, ragazzi. Io per cavolo, a parte che io sarei andata anche in maternità. Dai, Arianna, non deludermi. Piccola, sei in travaglio proprio ora, lo so. Mi dispiace. No, il cuore, rimetteglielo, gli serve. Certo, il frullino, io non so cosa fanno questi sim nel corpo degli altri sim. La mira. Andiamo veloce. Ecco, ora cose litigano a posto. Fallimento del trattamento. Perfetto. Facendo riferimento a una diagnosi errata. Abbiamo sbagliato diagnosi. Ok, mi dispiace. Lei è pure. Vabbè, siamo al lavoro, lavoriamo, e che devo fare? Ma se le dico partorisce all'ospedale? No, ovviamente non me lo dà. Noi facciamolo lavorare sodo. Piccola, hai ragione. Resisti. Anche perché non credo possa partorirmi qui a questo punto. Diagnosi con... No, 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 no. Esaminiamo il paziente. Lo mandiamo all'esame raggi X. Hai fame? Oddio, questo cacchio di coso non funziona bene. Dovrei cambiarlo e metterci un frigo normale. Lo farò. Intanto lavoriamo. Ah, e la divisa gliel'ho cambiata perché è veramente terrificante. Ho capito cosa hai tu, gli occhi spiritati. Esatto, c'è. Cioè. Oggi non andremo nemmeno benissimo perché tra che lei deve partorire, tra che ha fame, tra una cosa e l'altra. In tutti i lettini che c'è proprio qui, lo vuoi mettere? Sì, lo so. Occhi spiritati, dai. Curiamolo. Questa volta dovrei averci azzeccato perché le chiazze. Perché non le ha più? Ok. Però l'abbiamo curato, il che conta. Esamina gli occhi di un paziente. Vediamo che altro. Le orecchie. Immagino che stai male, piccolina. Che altro? Devi andare in bagno. Cavolo, è affamatissima, non so come farla mangiare. Non so veramente come farla mangiare perché se prendere il caffè. Mi passa un po' di fame, non mi ricordo. Perché questi rimane ferma a guardarli, ma non fa niente. Bevitelo. Sì, lo so, tesoro, lo so. Che dice? Invito a sentire il neonato. No, io volevo semmai farla partorire. Sì, la fame le passa, muoviti bere. Tanto tra un po' è finito il turno, non abbiamo fatto niente, raga. Questo travaglio mi ha rovinato i piani. Partecipiamo, partiamo all'ospedale. E ovviamente viene Dean.
Abbiamo guadagnato comunque 760 simoleon, dai. Eccoci, stavolta come pazienti. Din, stai bene? No, ha il panico pregenitoriale. Ci vuole una foto. Seguila. Lei è la nostra collega. No, che sedete insieme. No, non ordinare, vai a partorire. Kira fa partorire. Arrivederci. Kira ci fa partorire proprio Kira. Tu vai qua. Siediti. Vieni qua. È rimasto in sala d'attesa, vabbè. Estrae il nostro piccolino. Panico, panico, lui è un panico. La femminuccia, strano, io vi giuro, ragazzi, a me nascono solo femmine. Non nasce mai un maschio. Nella mia famiglia è gioco senza registrare, ho dovuto cambiare il sesso di uno dei bambini perché ero di nuovo tutte femmine. Basta, voglio un maschietto. Sono stufa di avere solo femmine. Ah, tra l'altro, come la chiamiamo? Arianna Montreschi, Din, ormai. Montreschi, perché il vecchio cognome onestamente nemmeno lo ricordo, ma potremmo chiamarla Anna. Perché è nera? Scusate, da chi ha preso la carnagione scura? Cioè, questa cosa mi sta un po' turbando. Lui non è. Anche lui è bianco, lei è bianca. Perché la piccolina è nera. Ok. Chi lo sa perché? Ok, ragazzi, siamo tornati a casa. La nostra piccola dorme. Io vi giuro, non riesco a capire come sia possibile che la bimba sia nata di colore. Non lo capisco. Vi giuro, non è un corno. È la figlia loro, è di loro due, di Arianna e Dean. Io non so come sia stato possibile questa cosa. Non me lo spiego, no, vi giuro. Non capisco. Probabilmente, boh, magari. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Nella fantasia facciamo finta che Dean avesse origini africane, magari qualche parente, qualche avo di colore, e quindi ha la bimba, ha ereditato da un nonno o qualcosa del genere. Tu fai un bagna d'anter, tu occupati della piccola. Scusate, ho sbagliato. Nutriamola e allattiamola. Che ha un'ugola veramente molto potente, questa piccola. Notiamo il certificato di nascita. Mi spiace solo che la bambina sia venuta da un colore assolutamente diverso da quello dei genitori. Non me lo spiego veramente. Facciamo dei versetti comunque. Vabbè, cambiamo il pannolino sporco. Coccoliamola. Cogliamola. E non vedo l'ora che diventi una bebè. Tu stai poi lavando il cane? Sì, bravissimo. Allora sapete cosa fate voi? Andate a fare jogging. Così tu nel frattempo ti alleni anche. Ehi, allora. Vai a fare jogging. Poi dopo ti occupi di tua figlia, anche tu, eh. In realtà questa cosa mi piaceva farla. Volevo andare a cena con Arianna, ovviamente Dean, Kira e Brent per vedere come procedevano le cose. Quindi, vabbè, è vero che la piccola è appena nata, però ce ne freghiamo e andiamo a cena. Andiamo con lui e con Dean. Dov'è? Eccolo. Il piccolino Hunter resterà a fare la guardia alla piccola Anna. Non ricordavo già più che nome gli avevo dato, sì, va bene, ragazze. Eccoci qua, Life Karaoke Restaurant. Ho cambiato il lotto che aveva scelto lei. No, devo restare, devo assolutamente fare un remake a questa qui che ha di quelle overlay skin nere.
Devo togliere le overlay skin che hanno il nero, devo debellarle dal mio gioco in qualche modo. Comunque, tornando a noi, ho cambiato il lotto per il semplice fatto che praticamente nell'altro c'era qualche problema. Era un lotto che ho scaricato dalla galleria e però i sim non passavano e quindi li ho spostati di qua. Io però volevo chiedere a lei come va con lui e anche a lui volevo chiedergli come va con lei, perché voglio capire se il nostro inciucio sta andando bene. Cioè, tu hai anche un altro vestito, ti prego, basta con questo vestito da festa, non lo sopporto più, giuro, sempre questo. Ne hai altri due a scelta, vai, metti questo, non l'hai mai messo. Vediamo cosa dicono, poi prendiamo un tavolo, possiamo anche fare un po' di karaoke. Non ho avuto il piacere di conoscere Brent, ma sei impazzita. Ma come no? No, non con lui. Ma cavolo. Ah, perché non lo conosce? Sì. Perché l'abbiamo già fatto? Ok, proviamo a vedere con lui. Altri sì, ma coppia con... No, 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 vabbè. Fa niente. Ma come non ho avuto il piacere di conoscerlo? Comunque, vabbè, pazienza. Diamoci un abbraccio. Io ti volevo sistemare, ma se non c'è verso. Questo è da 5. C'è un tavolo da 4? Sì, questo all'angolo mi piace. Prendiamo questo. Non ho avuto il piacere di conoscere Kira. Vabbè, adesso andiamo a cena insieme. Vi conoscerete senz'altro. Comunque, vi eravate già conosciuti. Ho le prove nella scorsa ripresa. Ordina per il tavolo. Allora, succo di Cupido per tutti. No, anzi no, no, anzi no. Va bene, però per lei il nettare, perché desiderava lei di bere. Lei aveva il desiderio di bere il nettare. Il nettare bianco, dai, che costa anche un po' meno. A te il nettare. Così sei contento. Poi per mangiare, allora lui si prende una zuppa di vongole. Lui lo vedo bene con lo spezzatino di verdure. Lei prova un chili di verdure. E Kira va su un bel puri, che non so cosa sia. Vabbè, proviamo questo piatto. Tu siedi, cosa stai facendo? Fatti prendere dalla gelosia. Dai, no, è qui con te. Non ti arrabbiare. Flirtaci, dai, così marchi un po' il territorio. E fai amicizia con lui piuttosto. Chiediamogli della sua giornata. Chiediamo della carriera, elogiamo un altro sim, elogiamo le Kira, e te uguale, altri sim, elogio un altro sim, dove è Brent, eccolo. Ho eliminato anche il suo marito, cioè, chiediamo della sua giornata, facciamo un po' di conversazione, dai. Rifletti su una teoria medica, vabbè, sono colleghi medici. Dai, basta essere geloso. Deve andare in bagno? Sì, ok. Vai in bagno. Non sta andando d'accordo molto con Brent, lui, eh. Lina ha appreso che Brent è dilettante dell'acquarello presso Galleria d'Arte 1000. Lei non sembra molto interessante. Ma che merda! Cioè, non so se ti uso la malizia. No, ok, mettiamo in giro una voce insensata allora, dai. Che cosa brutta. Potresti intanto cantare in duetto, cantate tu e Dean, dai.
Spesso sono alzati tutti. Vabbè, guardiamo loro, le maestrie del sì. No, mio Dio, ne sei livello 2. Davvero, non l'avrei mai detto. Ma però sono fantastici. Ok, ragazzi, va sul cibo. Io direi di andare a mangiare. Accomodati. Gli altri due sono spariti. Io non capisco. Scatta una foto del cibo sperimentale. Mangia ed esamina il cibo sperimentale. Mangia cibo vegetariano e bevi. Bevi. Se dico se... No. Ma perché ti sei seduta qui? È colpa mia. Accomodati. Questo vestito al lavoro. Siete insieme. Mi sa che non dovevi andare a lavorare per caso. Cioè, ragazzi, questa cosa sta andando malissimo. Non è andata esattamente come avrei voluto. Conversazione profonda con lei. Lui proviamo a fargli fare ancora amicizia con questo, anche se chiediamo dell'autore preferito. Condividi consigli di pesca. Ma perché ti alzi di continuo? Cos'hai? Ah, ora sei tu che ti sei fatto prendere dalla gelosia. Mio Dio, due sim gelosi. Siediti, miseriaccia miseria. Hai finito di farti prendere dalla gelosia? Lui non che sta parlando. Sta parlando anche con lei, ma insomma, dai. Fondamentalmente le sto facendo fare conoscenza con lui. Si fa prendere dalla gelosia lui. No, vabbè, è invivibile sta cosa della gelosia. Ancora, già non c'è verso. Non è sempre ragionevole, a volte il sentimento... Cioè, veramente, basta, ragazzi! Ragazzi, basta! Quanto meno ti è piaciuto il cibo? Cioè, ragazzi, non ho parole. No, dai, basta, veramente, siete agghiaccianti, non ce la posso fare così io. Sei gelosa perché parla con la sua migliore amica. Piantala di parlare, per carità, che qui non ce ne... non leviamo le gambe. E terminiamo e paghiamo il conto perché guarda, sono per questa sera mi sono veramente scocciata. Dove vai? Basta con questa gelosia. Vi prego. Baciala. Sii felice che tu esprimiamo affetto. Bacio soave. Di restare per la notte e poi ce ne andiamo a casa. Che questa serata è stata abbastanza agghiacciante. Eccoci qua, una serata terribile. Non aspetto a dormire, almeno fate fichi fichi, quantomeno dai. Poi tu come stai messo? Hai sonno? La bimba come sta? Dorme. Dai, oggi non ci siamo occupati veramente di niente. Luci automatiche tutte le luci, ragazzi. Ok, siete contenti, meno gelosi? Come rinunciare a lavorare fra un'ora? Veramente? Ma se... abbiamo fatto notte! No, vabbè, ragazzi, non ho parole.
Cioè, non ho parole. No, ok, direi di mandarla. Sì, mandiamola, però a questo giro comunque non partecipo. Voglio seguire un po' Odin. Quindi vai da sola, Arianna. Meno male che non è così sonno, dai. Appena tu ti svegli, ti occupi della bambina. Andiamo veloci. A lei intanto diciamole di lavorare sole. Le piante! Mi ero dimenticata pure delle piante. Innaffiamo. Mi dispiace, si sveglia un po' prima. Però poi occupiamoci della piccola. Nutri con il biberon. Coccola. Congratulazioni per il tuo nuovo arrivo in famiglia. Grazie, Brent. Fa una faccia buffa. Parla. Culla. Arriva, arriva, papi, arriva. Cambiamo anche il pannolino sporco. Dai, 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 dai. Arriviamo. Arriviamo, piccola stella. Cioè, sei adorabile, però non capisco da chi cacchio è preso. Vabbè, un nono, dai, un nono, un avo di Din. Ugola potente. Amori. Poi ci occupiamo un po' anche di Hunter, che... Sì, Hunter, arrivo, ti faccio le coccole, giuro. Eccomi, amore, eccomi. Rincuora. Che problema c'è? No, Tatolino, vieni qui, ti spazzolo. No, 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 guarda. Ti abbraccio. Ci azzuffiamo. Vieni, è diventato un buon amico di Hunter. Lodiamolo. Racconta una storia. Bacia. Prova amore. Continuiamo anche l'addestramento a cacciare, dai. Ma lui dovrebbe anche dormire, oltre che a fare. Dai lezioni di forma fisica. Ok. Dovremmo andare in palestra. Sono le 11, dai, fai questo, ti riposi e andiamo in palestra. Eccoci qua, siamo qui insieme a Brent. Lamentati della vita sentimentale, ma assolutamente no, discutiamo di idratazione. Poi, mettiti gli abiti da sportivi e vediamo di dare qualche lezione a qualcuno. Questo va a fare yoga, ok. Avrei portato anche Arianna, ma diamo lezione a lei. Dobbiamo conoscerli? Perfetto. Ok, facciamo allenati insieme. Allenamento epico, sollevamento pesi. Intanto facciamo allenamento insieme. Oh, questo canone. Oh, piccola. Ma tu non stai bene. È solo sporca, forse. Allora, aspetta, fermatevi. Dai lezioni. Ma basta, poi dopo ti faccio fare anche un po' di esercizi. Ma ora mi serve che tu dia lezioni a Brent. Dai, basta! Perfetto. Dai. Che ore sono? Sono le 7. Quanto ci vuole a finire questa cosa delle lezioni? Parecchio, vedo. Mi piace un sacco questa canzone. Fai stretching con Geoffrey. Cos'è?
Sfidatelo. Non lo finiremo mai questo. Io volevo vedere com'era sul... Ah, ok, è il solito però. Ok, dai, finisci la sfida e torniamo a casa. E io, ragazze, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. E speriamo che le cose vadano un po' più a diritto. Quindi, niente, se vi è piaciuto questo video, mettete like, lasciatemi come al solito i vostri suggerimenti, pareri, consigli, tutto quello che volete, che accetto ogni critica, purché costruttiva. E anche qualsiasi pensiero che potete avere su questa legacy, questa sfida. E vi do appuntamento alla prossima. Sussù, amici!